fatto? Mike, anche oggi una gara importante, hai avuto anche i complimenti del mister, insomma hai messo tanta intensità, però hai anche tirato in porta, insomma ti sei dato un grande affare, la tua forma, la tua condizione anche mentale direi che è sempre molto alta. No, sì, sto acquisendo un po' di forma fisica, soprattutto che oltre quella mentale in più, e sono contento, lo vedo sempre di più anche in allenamento, che comunque, anche se sono le ultime partite, però prendere questa consapevolezza e vedere che comunque sto tornando in forma aiuta. Sapevamo che era una partita difficilissima, sapevamo che loro l'avevano preparata in questo modo, che ci aspettavano con il coltello fra i denti, e noi penso che siamo stati bravi a dare tutto. Oggi secondo me alla squadra non si può riproverare nulla, perché siamo stati sempre concentrati sul pezzo, abbiamo lottato, poi venire qua e giocare in questo campo, comunque con loro che giocano poco la palla, io in una partita così, diciamo, tra virgolette, sembrava più quasi una guerra, e quindi siamo stati bravi, come ha detto il mister, se purtroppo adesso siamo un po' in affanno, non riusciamo magari a concludere, era importante non prendere il gol. Dobbiamo stare compatti, uniti, come abbiamo fatto oggi, e riuscire a portare questa salvezza al più presto possibile a casa, per poi magari giocarci qualcosa anche in più. Ma come stai? Perché ora avresti più partite, non sa che giocare. No, io sto bene. Come ho detto, adesso... Ma diciamo qualche problema? Ma qualcosa è dovuto anche al campo, che comunque il campo sintetico, noi alterniamo al sintetico, poi magari andiamo anche su quello in erba, e per il fisico non è il massimo, perché sono due stimoli completamente diversi. Però tutto sommato sto bene, è solo qualcosa appunto di affaticamento muscolare, non è niente di che. E, ripeto, sono contento perché sto vedendo che comunque rispetto all'inizio ho fiducia nel provare anche quello che una volta mi riusciva meglio, insomma. Quindi sono contento e speriamo di recuperare la maggior parte dei giocatori possibili, e anche Arde, che speriamo non sia niente di grave. E, comunque, ripeto, dobbiamo stare uniti. Se siamo in 10, in 11, in 12, in 20, in 30, però dobbiamo stare tutti uniti e dobbiamo riuscire a portare a casa il più presto possibile la salvezza. Senti Marco, nei minuti finali per te c'era stato un piccolo scontro in area di rigore, probabilmente era un contrasto o ti sei sentito? Io, per la verità, ho sentito una botticella, ma poi non so cosa, visto, cosa si vedeva da fuori, non so cosa ha valutato l'arbitro. Lì sono valutazioni che deve fare lui, e dopo rivedremo magari il video. Io qualcosa ho sentito, diciamo, ecco. Senti, il risultato complessivamente giusto? Ma sì, complessivamente giusto. Ci sono state delle occasioni non nitide, noi potevamo sfruttare meglio le palle inattive, che tante volte ci hanno fatto vincere le partite, anche solo 1-0. E siamo stati secondo me poco bravi in quello, perché i particolari in queste partite mi hanno fatto capire che i particolari fanno la differenza, quindi tutto sommato un pareggio giusto, però sono partite che sia per loro che per noi si potevano decidere in un episodio, ecco. Senti, sulla cornice di pubblico? Beh, è stato un pubblico che mi ha come si dice, mi ha fatto rimanere sì entusiasmato, mi ha fatto rimanere un po' a bocca aperta, non pensavo fosse così sentito come derby, e niente, fa piacere vedere che comunque il calcio porta anche questo tifo, perché è uno stimolo in più, anche solo vedere anche la tifoseria avversaria inconsciamente ti dà uno stimolo mentale, è una spinta in più, è bello rivedere dopo tanti anni, ho fatto quasi 2 anni di campionato senza curva, senza pubblico, è tutta un'altra cosa. È bello giocare anche se lo stadio è pieno, anche di avversari, è comunque sempre bello giocare. Senti, avete parlato del prossimo anno ora per chiudere con la società, oppure per ora insomma? No, stiamo pensando partita per partita, stiamo affrontando ogni partita come una finale, come se fosse l'ultima. Poi, ripeto, dobbiamo portare prima possibile i punti a casa e poi per pensare al prossimo anno. Ecco Michael, proprio la partita di domenica contro la Materica è una finale, una di queste decidi. Certo, noi anche quella di oggi noi l'abbiamo interpretata come una finale. Quella di oggi è andata, quella prossima è un'altra finale e continuiamo ad andare così. Poi è normale che se porti i punti a casa prima, dopo giochi con un altro piglio, ecco.
Okay. Grazie mille. Grazie a voi.